Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione del TG6 che apriamo con lo sport. Oggi nona giornata di campionato per la Serie B, anticipo Pescara Pro Vercelli, e allora ci colleghiamo subito con lo studio di Diretta Stadio, Andrea Costantini. Sì, buonasera Francesca. Diretta Stadio questa sera partirà alle ore 20 in concomitanza con il secondo tempo di Pescara Pro Vercelli, proprio per dare spazio ovviamente al nostro notiziario. Però la partita ha avuto inizio proprio in concomitanza con la nostra sigla, fischio d'inizio alle ore 19. Per sapere le ultime sulle formazioni e come stanno andando questi primi istanti di gara, ci colleghiamo con Paolo Renzetti in diretta dall'Adriatico Cornacchia. Paolo, buonasera. Buonasera, grazie Andrea, buonasera dallo stadio Adriatico. In campo da un minuto Pescara e Pro Vercelli, 0-0 il punteggio, stesso 11 che ha vinto a mani basse a Trapani per la formazione bianca-azzurra, dunque formazione che vince, non si cambia. Andiamo a vedere i due schieramenti. Andrea, Pescara in campo con il 4-3-1-2 con Fiorillo in porta, Fiamozzi, Campagnaro, Zuparic, Crescenti in difesa, Serasi, Mandragora e Verre sono i tre di centrocampo, Benali il trequartista, La Padula e Caprari le due punte, panchine con Aresti, Bruno, Zampano, Cocco, Bulevardi, Mitrizza, Cappelluzzo, Torreira e Forte, l'allenatore Massimoddo. La Pro Vercelli, che da una settimana il nuovo tecnico Claudio Foscarini, risponde con un 4-3-3 con Pigliacelli in porta, Berra, Colì, Legati e Scaglia in difesa, Ardissone, Matute, Scavone a centrocampo, il trio d'attacco composto da destra verso sinistra, da Sprocati, Marchi e Di Roberto, panchina con Melgrati, Bani, Redolfi, Gatto, Beltrame, Filippini, Mustacchio, Beretta e Luperini. L'allenatore, dicevamo, è Claudio Foscarini. Le squadre sono reduci da due vittorie, Pescara Trapani, la Pro Vercelli con il Vicenza, dirige il signor Riccardo Rosso di Pordenone, gli assistenti Maurizio De Troia di Termoli e Francesco Di Salvo di Barletta, quarto uomo Edoardo Paolini di Ascoli Piceno. Meno pubblico del solito allo stadio Adriatico, circa 6.000 spettatori o qualcosa in più. Non ci sono tifosi piemontesi. Due minuti di gioco allo stadio Adriatico, Pescara 0, Pro Vercelli 0. A te Andrea. Grazie, grazie a Paolo Renzetti. Vi ricordiamo che questa nona giornata sarà aperta, oltre che da questa partita Pescara-Pro Vercelli, dall'altro anticipo, quello delle ore 21, tra Vicenza e Novara. Torneremo a collegarci con l'Adriatico Cornacchia all'inizio della pagina sportiva. Chiaramente se ci saranno novità vi aggiorneremo, novità chiaramente di risultato. Ora lo spazio alla cronaca con Francesca Romana Testi. Sì, oggi è uscita ovviamente quella che è la condanna per l'omicidio Pavone, un movente passionale, ed è stato, secondo il GUP di Pescara Maria Carla Sacco, la motivazione che ha spinto Vincenzo Gagliardi a sparare all'ingegnere di Montesilvano Carlo Pavone, movente alla base della condanna a 30 anni di reclusione. Il servizio di Alfredo Primante, vediamo. Risulta dimostrato il movente passionale. L'azione omicidiaria di Gagliardi si colloca all'interno della relazione extraconiugale con Raffaella D'Este e la travagliata opera di contrasto posta in essere dalla vittima. È questo uno dei passaggi fondamentali contenuti nelle motivazioni della sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco il 16 luglio scorso ha condannato a 30 anni di carcere Vincenzo Gagliardi, il dipendente delle poste di Pescara, riconosciuto colpevole in primo grado dell'omicidio dell'ingegnere informatico Carlo Pavone, colpito con un colpo di fucile alla testa il 30 ottobre del 2013 sotto la sua abitazione a Montesilvano, e morto dopo un anno di coma. Tutti gli elementi indiziari risultano gravi, precisi e concordanti, si legge ancora nelle motivazioni, e concorrono unitariamente a formare un quadro probatorio grave a carico di Vincenzo Gagliardi, consentendo di ritenerlo, al di là di ogni ragionevole dubbio, autore dell'omicidio di Carlo Pavone. Dunque, secondo il giudice, il movente sarebbe da rintracciare nella relazione tra Gagliardi e la moglie della vittima. L'imputato aveva più volte visionato il profilo Facebook di Pavone, si legge ancora nelle motivazioni, per attingere informazioni personali sul conto del marito e della sua amante, del quale evidentemente controllava in modo virtuale le abitudini dei figli, ha scritto il GUP Sacco. Gagliardi, con la sua azione, voleva eliminare un fastidioso impedimento alla prosecuzione della relazione con la donna, alla quale aveva sempre manifestato appoggio e sostegno, anche all'esito della violenta lite avvenuta il 20 ottobre del 2013 tra la stessa Raffaella D'Este e il marito. Secondo il giudice, l'orario del delitto è collocato
collocabile con ragionevole certezza tra le 19.40 e le 20.10 del 30 ottobre 2013, un lasso temporale che ha visto Gagliardi privo di alibi. Tra gli indizi che hanno finito per incastrare Gagliardi poi c'è una ricerca effettuata sul computer dell'autore del delitto il 9 settembre del 2013 che dice a che distanza può essere fatale un colpo sparato da un Flobert calibro 9, fucile, che poi è l'arma del delitto. Ancora cronaca, ci spostiamo a Sant'Omero. Era arrivata a fine gravidanza, ma quando è andata in ospedale per partorire i medici le hanno detto che non c'era più battito fetale. Poi un'autopsia che dovrà adesso accertare le cause di quella morte nel grembo materno. Una morte per la quale la procura di Teramo, dopo l'esposto presentato dai genitori, due trentenni residenti in Val Vibrata, ha iscritto nel registro degli indagati il ginecologo ospedaliero che aveva seguito la donna durante tutta la gravidanza, un atto dovuto in vista dell'autopsia che sarà effettuata oggi, è necessaria per permettere al medico di nominare eventualmente un proprio consulente. La tragedia si è consumata pochi giorni fa all'ospedale di Sant'Omero e la donna è una ragazza di 30 anni, giunta alla fine di una gravidanza senza problemi. Era andata in ospedale per partorire, ma durante i controlli del caso i medici si sono accorti dell'assenza di battito, una gioia trasformata in tragedia, con la coppia che si è immediatamente rivolta a un legale e ha presentato un esposto finito sul tavolo del PM di turno, il sostituto Luca Sciarretta, e adesso sarà l'autopsia a dover chiarire cosa sia successo e se ci sono state eventuali responsabilità mediche. È stato depositato al Tribunale di L'Aquila il primo ricorso per un richiedente asilo contro il diniego di protezione umanitaria, il servizio di Daniela Braccani. È stato depositato al Tribunale dell'Aquila dall'avvocata Simona Giannangeli il primo ricorso per un rifugiato richiedente asilo contro il diniego di protezione umanitaria. Il 30 settembre 2015, infatti, con una modifica legislativa è stata ampliata la competenza dei tribunali affinché possano ricevere ricorsi contro i dinieghi di protezione umanitaria per i richiedenti asilo, ricorsi che prima della modifica potevano essere presentati solo in alcuni tribunali d'Italia. Il primo ricorso è stato presentato dalla legale aquilana nell'ambito del progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR, del quale il Comune dell'Aquila è titolare e il Comitato Territoriale Arci L'Aquila è realizzatore. All'Aquila abbiamo depositato questo primo ricorso per un richiedente asilo nell'ambito del progetto cosiddetto SPRAR, che è un progetto nazionale che predispone un sistema di accoglienza integrato proprio per i richiedenti asilo e per tutti coloro che sono in attesa o dell'esito dell'audizione presso la commissione territoriale o che sono in attesa, come in questo caso, dell'esito del ricorso depositato. Quindi significativo è il punto relativo al fatto che una competenza territoriale più ampliata restituirà sicuramente una maggiore fruibilità dei diritti di questi soggetti che sono in attesa di protezione. Attualmente il numero di richiedenti asilo solo in Italia è di oltre 20.000 persone, per non parlare del resto dei paesi d'Europa, un'emergenza soprattutto nordafricana. La provenienza dei rifugiati infatti è diversa, si va dalla Libia alla Somalia, Ghana, Eritrea, Etiopia, Mali, Senegal, Afghanistan, Egitto e Pakistan. All'Aquila sono circa 20 ragazzi che hanno trovato accoglienza, ma non sempre protezione umanitaria, come per il caso oggetto del ricorso. Una modifica, quella alla normativa sui rifugiati, che senza dubbio agevole ai tribunali, ha spiegato la Giannangeli, e che apre nuove aspettative. Ma le aspettative rispetto a questo primo ricorso, chiaramente, come lo saranno sempre rispetto a tutti gli altri ricorsi, è che ci sia un'attenta valutazione da parte del giudicante rispetto alla materia che viene sottoposta e che ci possano essere quanti più accoglimenti delle richieste in questo senso. Quindi l'auspicio è che laddove ci sia diritto, questo diritto venga riconosciuto. Ed ora una news, uno sciopero della fame di dialogo a partire dalla mezzanotte nei confronti del ministro della giustizia Andrea Orlando. Lo ha annunciato la segretaria dei radicali italiani Rita Bernardini, candidata a garante dei detenuti in Abruzzo, per suscitare attenzione sulla carenza degli organici della magistratura di sorveglianza. Ed ora parliamo della riduzione degli stipendi dei consiglieri regionali, un disegno di legge destinato a rimanere nei cassetti, e a dirlo è il vicepresidente dei consiglieri regionali, Lucrezio Paolini, e vediamo tutto nel servizio di Filippo Tronca.
Il disegno di legge regionale sulla riduzione dei compensi dei consiglieri regionali è destinato a rimanere il cassetto per molto tempo. La riforma costituzionale appena approvata in seconda lettura al Senato infatti contiene un articolo che prevede che i compensi dei consiglieri regionali non possono superare l'importo di quello attribuito ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. Un bel dimezzamento, insomma, a conti fatti. Tanto basta ai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale abruzzese, che a luglio ha assunto il compito di costituirsi in gruppo di studio proprio per mettere a punto l'epocale e doloroso provvedimento, ad affrettarsi a dire che allora è inutile una legge regionale, visto che ci penserà il governo a normare sulla stessa materia. In precedenza io avevo personalmente rimandato a quello che era il lavoro che stava ponendo in essere l'ufficio di presidenza, ma nelle more di questo lavoro mi pare che sia intervenuto il governo centrale che all'interno della legge che va a rivedere le norme sull'elezione del Senato ha già approvato delle norme che vanno decisamente a modificare il quadro. Credo che sia opportuno che il nostro Presidente ne parli nella conferenza Stato-Regioni proprio in ragione di questo intervenuto nuovo quadro normativo. Eppure a luglio, proprio con la promessa di elaborare in tempi stretti un nuovo testo condiviso da tutti, fu rispedita in commissione la proposta di legge del Movimento 5 Stelle che prevedeva di tagliare le indennità dei consiglieri da 11.100 a 5.000 euro e quella degli assessori da 13.800 euro a 6.500. E ancora tagli ai rimborsi spese, abrogazione del trattamento di fine mandato, riduzione dei vitalizi con percentuali maggiori in caso di cumulo di vitalizi diversi, lo spostamento da 60 a 67 anni per la fruizione del vitalizio per i consiglieri che ne abbiano già maturato il diritto. Tutto congelato, in attesa di una riforma costituzionale che però avrà un iter lungo e accidentato. Servirà anche un referendum confermativo al netto delle tante resistenze in Parlamento proprio sulla riduzione delle indennità, ma su certi temi il Consiglio regionale non sembra avere nessuna fretta. Un nuovo sistema di allerta per i sottopassi carrabili in caso di alluvione. A presentarlo oggi c'era il sottosegretario alla Giunta Mario Mazzocca. Vediamo tutto nel servizio di Paolo Renzetti. Mazzocca, oggi presentate un importante progetto, il controllo dei sottopassi in caso di allagamento per un pronto intervento. Sì, un sistema di allertamento appunto dei sottopassi in caso di alluvione degli stessi. Come ben sappiamo in Italia e purtroppo anche in Abruzzo, toccandoci da vicino come regione, non abbiamo avuto degli eventi tragici, le vittime, e quindi abbiamo ritenuto come protezione civile giusto, opportuno e fra l'altro doveroso intervenire su un tema che entra proprio nei gangli della prevenzione più che della protezione civile. Riteniamo che aver operato in questa direzione grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Comunità Europea con l'IPA Adriatic, intervenire per ora con un progetto pilota su 5 sottopassi di altrettante città costiere che sono Pescara, Francavilla, Montesilvano, Giulianova e Tortoreto Lido. Questi sistemi si stanno sostanzialmente installando in questi giorni, quello di Giulianova è già stato ultimato, adesso si sta procedendo a quello di Montesilvano e la nostra intenzione è quella di proseguire con un ulteriore progetto, magari con la misura Horizon 2020, affinché tutte le città costiere possano essere dotate almeno di un sottopasso con questo sistema di allertamento e affinché le stesse amministrazioni comunali possano, attraverso i loro sistemi di protezione civile, integrare questo tipo di segnalazione intelligente, telematicamente autonoma da ogni intervento umano, con le altre iniziative che loro devono svolgere sul proprio territorio comunale. È stata inaugurata questa mattina appena la variante est destinata a smaltire il traffico veicolare e all'inaugurazione presenti c'erano il presidente della regione Luciano D'Alfonso e il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco. Il servizio. È stata inaugurata la strada variante est di Penne, un asse che collegherà, superando il centro urbano, la provinciale 151 all'altezza del campo sportivo di Ossicelli e la statale 81 via Valeria.
un'opera pensata circa 17 anni fa che contribuirà a decongestionare il traffico veicolare sulla circonvallazione di Penne, oltre a consentire l'utilizzo del parcheggio della Portella che dà accesso al centro storico cittadino. Le opere importanti richiedono tempo, anche perché ci sono complessità di siti, di terreni, di procedure, di pareri. L'importante adesso è la strada fatta e che venga manutenuta, cioè custodita, riservata, fare in modo che insomma questa strada risulti funzionante sempre. Tutti augurano una funzionalità maggiore a questo territorio. Io sono felice, contento, soddisfatto che in un anno abbiamo fatto sì che questo risultato fosse possibile. Abbiamo assunto degli impegni con gli operatori economici, ma lo abbiamo fatto anche nella totalità del senso di responsabilità che noi assumiamo ogni giorno. Quindi veramente grande risultato per Penne, non solo, per tutta l'area vestina. La strada che stiamo consegnando fondamentalmente è solo un lotto di un intervento della provincia di Pescara che riguarda un finanziamento di oltre 4 milioni di euro, che riguarda anche l'intervento sulla Penne Loreto, che oggi Penne Loreto è impraticabile perché è un cantiere. Da domani ci sposteremo su quel fronte, immediatamente continueremo i lavori su quel versante per consentire una transitabilità e una viabilità su quest'area interna particolarmente sentita. Tra l'altro abbiamo anche i mezzi pubblici che rasentano veramente le difficoltà quasi di non percorribilità. La Regione è pronta a stanziare 400.000 euro dei 600 necessari per le opere di messa in sicurezza delle criticità relative agli allagamenti della strada statale 650 Trignina. Vediamo. Manca solo la ratifica che arriverà nella riunione di giunta regionale la prossima settimana per lo stanziamento di 400.000 euro per la realizzazione delle opere necessarie per superare le criticità relative agli allagamenti cui è sempre più spesso esposta la strada statale 650 Trignina in prossimità dello svincolo di Lentella in provincia di Chieti. L'annuncio è arrivato nel corso della riunione del tavolo tecnico al quale hanno preso parte tra gli altri gli assessori Silvio Paolucci e Donato Di Matteo, il consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro, il vicepresidente della provincia di Chieti Antonio Tamburrino, il sindaco di Lentella Carlo Moro e il viceprefetto di Chieti Domenica Calabrese. Per realizzare i lavori occorre una cifra complessiva vicina ai 600.000 euro. Risorse che l'ANAS si è già impegnata a garantire almeno per la metà, ma è probabile che riesca ad arrivare alla copertura totale. Il presidente della Regione D'Alfonso ha indicato questo intervento come prioritario al fine di impedire per il futuro gravi disagi alla circolazione veicolare ed alle attività produttive di quella zona. Il passaggio successivo, ha proseguito il presidente, dovrà essere quello di stipulare una convenzione tra Regione, ANAS e Comune di Lentella, nella quale saranno individuati ripartizione delle risorse e soggetto attuatore dell'opera. Dettagli che potrebbero essere definiti già nel prossimo incontro, programmato per inizio novembre, in cui si verificherà anche la tempistica per indire la gara d'appalto. Sul caso dei lavoratori precari al Comune dell'Aquila sarà il responsabile dell'avvocatura del Comune, l'avvocato Domenico De Nardis, a firmare la tanto attesa proroga. Vediamo. Sembra che a firmare il rinnovo dei contratti sarà il responsabile dell'avvocatura del Comune dell'Aquila, l'avvocato Domenico De Nardis, nel frattempo non più segretario generale ad interim, dopo la sospensione di Carlo Pirozzolo, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria della Procura della Repubblica dell'Aquila. La figura, secondo i sindacati, sarebbe stata individuata dalla Giunta e in particolare dal sindaco Massimo Cialente. Nei giorni scorsi la svolta è stata preceduta dal no della sezione di controllo della Corte dei Conti, in funzione consultiva, a fornire un parere sulla legittimità o meno della scelta del Comune. Un gran rifiuto che però tra le righe conteneva elementi che sono stati ritenuti incoraggianti, soprattutto sulla sussistenza della possibilità di deroga concessa dalle norme in virtù delle conseguenze ancora pesanti del sisma del 6 aprile 2009. I precari senza lavoro occupavano settori chiave dell'amministrazione comunale, come ricostruzione pubblica e privata, sociale, cultura, lavori pubblici, oltre a 15 maestre degli asili nido comunali rimasti chiusi e la loro fuoriuscita sta provocando disservizi a non finire negli uffici. In caso di conclusione positiva della conciliazione, seguirebbero l'appuntamento alla Direzione Provinciale del Lavoro, da fissare per lunedì o martedì, per rendere ufficiale ed esecutiva la prosecuzione di quei contratti. E così sarebbe cosa fatta il rinnovo fino al 31 dicembre, spendendo un budget residuo di 400.000 euro autorizzati per il personale, in attesa di trovare altri 2 milioni di euro all'anno a fronte dei 2,5 richiesti e nuove certezze normative nella legge di stabilità.
Sindacati abruzzesi uniti per manifestare domani contro la scuola, come succederà in tutta Italia. In questa occasione si manifesterà all'istituto alberghiero De Cecco, al centro delle contestazioni degli studenti, dopo la ventilata ipotesi del trasferimento a Cepagatti. Il servizio. Noi la svolgiamo all'alberghiero, ovviamente al centro del tema è la legge 107, la cosiddetta legge sulla buona scuola. Questa manifestazione arriva al termine di una serie di assemblee tenute nei luoghi di lavoro, in cui è emerso, confrontandoci con i lavoratori dopo l'approvazione avvenuta nell'estate, forti punti di criticità e, così come abbiamo riportato simbolicamente nel manifesto, una riforma non voluta, bocciata. Una riforma che è arrivata al termine di un percorso che giudichiamo assolutamente antidemocratico, partita con un'ampia consultazione e terminata invece con un voto di fiducia, fatta dopo una serie di manifestazioni, scioperi che hanno visto una grandissima partecipazione da parte non soltanto del personale della scuola, ma anche di genitori e studenti. L'unità dei sindacati dimostra che fra di noi c'è una grande unione sulle tematiche critiche verso la legge. Adesso sarebbe complesso dire tutte le criticità, ma sicuramente il mondo della scuola avrebbe avuto bisogno di essere ascoltato su alcune questioni. Noi non avevamo mai detto che bisognava buttare a mare tutto l'impianto della legge, ma bisognava rimettere mano ad alcuni aspetti, quelli molto critici, e che secondo me non soddisfano il mondo della scuola, cioè la scuola reale. Ci sono dei profili di illegittimità della legge e i sindacati nazionali porteranno avanti quindi delle vertenze unitarie su questi profili di illegittimità della 107. Poi ci sono i profili interni al funzionamento della scuola, che abbiamo dibattuto con gli insegnanti e anche con gli studenti, e che per alcuni versi possono anche essere migliorati. E poi ci sono i profili della contrattazione di scuola, che è stata fortemente attaccata e fortemente indebolita dalla legge 107, ed è il pezzo sul quale noi dobbiamo continuare ad essere uniti, compatti, e a combattere per cambiarli questi aspetti. Fondi europei per voucher formativi riservati ai giovani abruzzesi under 35, e a presentare il progetto c'era l'assessore regionale alle politiche giovanili Marinella Sclocco. Voucher rivolti a giovani under 35 per rimborsare loro le spese di iscrizione e frequenza a corsi di laurea, di specializzazione, master o dottorati di ricerca, già sostenute oppure da sostenere. La Regione mette a disposizione degli studenti 2.850.000 euro, con cui si conta di aiutare almeno 1.000 giovani abruzzesi che vogliono investire sulla formazione. L'intervento si rivolge a nuclei familiari con reddito fino a 25.000 euro e vale per la frequenza di corsi in Italia e all'estero. Il voucher ha un'entità massima variabile da 3.000 a 8.000 euro e la domanda va presentata solo online, e verranno attribuiti 10 punti in più ai giovani con invalidità pari o superiore al 66%. Questo è un grande cambiamento perché, ripeto, per 10 anni i voucher si sono finanziati a rimborso, da quest'anno si finanzieranno invece proprio a iscrizione, e questo sarà un cambiamento che sarà poi anche dell'anno prossimo. Quindi io dico a tutti quanti, quelli che hanno sempre, come dire, che sanno, diciamo che rimborsavamo l'anno precedente, questo lo faremo solo per quest'anno. Dall'anno prossimo e da quest'anno stesso apriremo all'anno che verrà, quindi in questo caso al 2016-2017. Il giubileo può e deve rappresentare un'importante opportunità a livello turistico per la regione Abruzzo, e a dirlo è la CNA, che auspica una sinergia, più livelli e la creazione di app e card per i turisti che visiteranno la nostra regione. Vediamo. Noi riteniamo che la regione debba istituire un'app in modo tale che tutti i pellegrini che arrivano a Roma, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, riescano a capire immediatamente la posizione strategica dell'Abruzzo, dei 22 siti religiosi, dei 3 santuari che abbiamo qui, che sono importanti, che si trovano all'interno del quadrilatero della misericordia delle 4 regioni, Lazio, Umbria, Marche e Puglia, e capire poi quale tipo di tour esperienziale possa essere effettuato. Noi faremo la nostra parte, siamo d'accordo nell'istituzione del comitato scientifico, ma deve essere un comitato tecnico scientifico dove ci siano istituzioni pubbliche e
private e ognuno faccia la propria parte, noi faremo la nostra parte con le nostre imprese. Ma io faccio un esempio, noi abbiamo veramente tanti percorsi, tante bellezze, anche delle informazioni che su internet sono ben fatte. Ma un turista che viene dal Sud America, sbarca a Fiumicino, come fa a conoscerle? Se la regione non istituisce per esempio un'app con il wifi, appunto perché la regione Abruzzo strategicamente importante non permette di collegare automaticamente queste persone appena arrivano nell'aeroporto, nella stazione ferroviaria. Cambiamo pagina, continuano gli appuntamenti per la 20ª edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo a Teramo. Domani alle 18 si terrà la premiazione del concorso Le Emozioni Fotografiche, il servizio di Elisa Leuzzo. Importante appuntamento previsto per sabato all'interno del 20º Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica. Sì, c'è un aspetto importante che sono le emozioni fotografiche, curata da Frederick Vienne, che è il nostro fotografo che fa parte di Teramo Nostra. E quindi questo premio quest'anno l'abbiamo intitolato a Lucio De Marcellis, perché Lucio è stato uno dei collaboratori anche dell'associazione, ma è stato un docente del nostro liceo artistico. È stato uno dei promotori delle piste ciclabili, si è battuto sempre per fare le piste ciclabili, è una grande figura di intellettuale che ha onorato la nostra provincia. Prossimo appuntamento è giovedì alla Pinacoteca Civica in Viale Bovi alle 17.30, ci sarà la consegna dei cataloghi della mostra di Giovanni Melarangelo, dei disegni, un bellissimo catalogo con interventi musicali di un violoncello e di un violino, intervento critico di Nerio Rosa. E quindi andiamo avanti con le varie iniziative, chiuderemo l'8 novembre con il concerto alla nostra casa di riposo. Importanti numeri quest'anno ha registrato il premio? Sì, il premio è stato veramente super seguito, purtroppo dobbiamo dire che è la nota negativa, che non abbiamo ancora oggi nessun... L'unico finanziamento è stato di 1000 euro della nostra provincia. Noi vorremmo che questo premio, che è andato anche in onda sul TG nazionale, sul TG2, vediamo che la parte, diciamo, politica, anche a livello locale, danno finanziamenti o si fanno parte attiva di far avere i finanziamenti per tante altre manifestazioni. Su questa manifestazione non c'è la giusta attenzione. Festa della Castagna, protagonista a Leofara di Valle Castellana il 24 e 25 ottobre. Vediamo. Il 24 e 25 ottobre torna la 36ª edizione della Festa della Castagna a Leofara di Valle Castellana. Prodotti tipici, intrattenimento e visita ai castagneti per una 2 giorni immersa nella natura dei Monti della Laga. Sì, hai un po' riassunto quello che ci caratterizza, no? Un po'. Il programma prevede sia il sabato che la domenica l'apertura degli stand gastronomici, diciamo negli orari classici. Le visite ai castagneti in orari anche quelli prefissati, quindi la mattina e nel primo pomeriggio, ce ne saranno più di uno. Tra l'altro siamo coordinati dall'associazione Ager, che attraverso degli accompagnatori accompagneranno le persone all'interno dei boschi. Ci sarà anche l'opportunità, quest'anno credo di sì, visto che la produzione c'è stata, magari di raccogliere anche qualche castagna. E le visite ai castagneti, come ogni anno, sono sempre più partecipate? Allora sì, riteniamo che la Festa della Castagna di Leofara sia un'esperienza multisensoriale, dove la fa da padrona il gusto con i piatti tipici e i prodotti locali, ma tanta gente viene richiamata anche dal fascino dei luoghi e dall'autunno. Proprio per questo motivo sono previste delle visite guidate nei castagneti, la prima sabato pomeriggio a partire dalle ore 15 e domenica la mattina a partire dalle ore 10 e poi il pomeriggio alle ore 15. Saremo a disposizione dei turisti e dei visitatori per svolgere questo avvicinamento al bosco, entrare nello stesso e conoscere questa importantissima risorsa del nostro territorio, che da secoli caratterizza non solo l'economia, ma l'identità delle genti dei Monti della Laga.
Ancora spettacolo, si terrà domenica 25 ottobre alle 17 il gran finale dell'Abruzzo all'Expo. La chiusura sarà affidata all'artista abruzzese Gabriele Cirilli, attualmente impegnato su Rai 1 con lo show di Carlo Conti Tale e Quale, di cui è stato il vincitore in una passata edizione. Ora invece apriamo la pagina dello sport e riapriamo anche la finestra con Diretta Stadio. A te Andrea. Grazie Francesca, subito all'Adriatico Cornacchia dove comunque la situazione non si è sbloccata, sempre 0-0 tra Pescara e Provercelli. In un paio di minuti Paolo Renzetti ci racconta cosa è successo in questa prima fase di gioco. Paolo. Sì, grazie Andrea, 30° giro di orologio in questo primo tempo, 0-0 allo stadio Adriatico tra Pescara e Provercelli, qualche buona occasione dall'una e dall'altra parte. Al terzo minuto per la formazione ospite dai 18 metri, ha mancato di poco il bersaglio. Al decimo c'è stata una punizione di Scaglia, sempre per la Provercelli, con il pallone di pochissimo al lato. Al 13° si è visto per la prima volta il Pescara con Benalì, che dai 20 metri ha mirato l'angolino destro della porta di Pigliacelli, mandando il pallone di poco al lato. Ben più ghiotta l'occasione che al quarto d'ora è capitata sulla testa di Verre, perfetto il cross di Fiamotti, Verre tutto solo dinanzi a Pigliacelli, ha schiacciato di testa debolmente, permettendo all'estremo piemontese di controllare. Squadra di Foscarini che sta rendendo la vita difficile al Pescara, è sicuramente una Provercelli diversa da quella di Scazzola, squadra propositiva che fa un gran pressing come in quest'istante, quando riesce a recuperare il pallone, a rubare il pallone alla formazione biancazzurra. C'è un calcio di punizione per la Provercelli, ci sono due ammoniti, si tratta di Legati per la formazione ospite e di Caprari per il Pescara. Sono 32 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia tra Pescara e Provercelli. A te la linea Andrea. Grazie Paolo, resta in collegamento perché ci risentiamo prima di chiudere il TG. Vediamo la schermata della nona giornata del torneo cadetto. Come detto in precedenza, due anticipi, il primo si sta giocando, il secondo alle ore 21, quello tra Vicenza e Novara. Domani alle ore 15 tutte le altre partite, ovvero Ascoli Crotone, Bari Virtus Entella, Brescia Virtus Lanciano, Cagliari Trapani, Como Latina, Livorno Modena, Salernitana Cesena, Spezia Avellino e Ternana Perugia. E parliamo di Virtus Lanciano, una Virtus che domani dovrà fare a meno del centrocampista Bacinovic e del difensore Aquilanti, nessuno dei due è stato convocato, mentre torna a disposizione l'attaccante Padovan. Nel Brescia c'è squalificato Mazzitelli, centrocampista Mazzitelli, mentre in attacco scalpita per una maglia l'airone Andrea Caracciolo. Le parole nel prepartita del tecnico rossonero d'Aversa. No, non sono preoccupato, mi auguro solo che cerchiamo di riportare l'atteggiamento che abbiamo avuto in queste ultime partite, a prescindere dal risultato, perché penso che sotto l'aspetto dell'atteggiamento non c'è proprio da dirgli niente a questi ragazzi. È chiaro, migliorare nelle situazioni lì dove magari in alcune scelte, anche nel passaggio più semplice, di essere un po' più concreti e più decisi e più cattivi in qualsiasi cosa facciamo, dal passaggio, un foro laterale, a qualsiasi cosa, iniziare magari a migliorare sotto quell'aspetto, perché sì, è vero che non abbiamo fatto tantissimi gol, ma è anche vero che spesso e volentieri ci precludiamo la possibilità di fare uno sviluppo, di crearsi una situazione importante, appunto per questi o errori di scelta o errori tecnici di ultimo passaggio o quant'altro. Quindi cerchiamo di migliorare su questo aspetto e poi bisogna andarci alla ricerca del gol, ma questo è un discorso generico e non solo per gli attaccanti. Abbiamo sempre dimostrato di giocare le partite a prescindere per far risultato, e spesso e volentieri ci siamo riusciti, cioè meno volte ci siamo riusciti, altre volte ci siamo riusciti, però la cosa importante è l'atteggiamento. E io penso che il risultato poi venga a seconda della voglia di riportare a casa un risultato, quindi a maggior ragione è importante l'atteggiamento. Le partite sono tutte importanti, è chiaro che andiamo a giocare contro il Brescia, che inizialmente è una squadra che comunque è partita con il nostro stesso obiettivo, che sta facendo molto bene, e sarà una partita dura, giocherò bene, è una squadra che ha fatto 13 gol. 5 risultati positivi? Sì, sì. Neanche subiti diversi, è una squadra che gioca molto bene, hanno giocatori di qualità e dobbiamo essere bravi a cercare di contenerli e cercare di fare il nostro sviluppo di gioco.
Ed ora la Lega Pro con la schermata di una giornata che inizierà domani e si chiuderà lunedì sera con il posticipo dell'ottava giornata, il posticipo tra Pisa e Rimini. Domani ci saranno le seguenti partite: Sant'Arcangelo Lucchese, Teramo Prato, Spal Lupa Roma e Pontedera Arezzo. Domenica Pistoiese Tutto Cuoio, Ancona Savona, L'Aquila Carrarese e Siena Maceratese, poi Pisa Rimini chiuderà la giornata di lunedì. E parliamo di Teramo Prato, un Teramo privo dello squalificato Amadio, quello che domani appunto alle 15 sfiderà i Lanieri. La squadra toscana quest'anno allenata da De Petrillo sarà invece priva dello squalificato Grifoni e dell'infortunato Cavagna, rispettivamente un esterno e un centrocampista. Ascoltiamo la presentazione della gara da parte del tecnico biancorosso Vincenzo Vivarini. Secondo me crescere tantissimo, dobbiamo trovare un equilibrio maggiore di quello che abbiamo in questo momento. Abbiamo provato a qualche giocata diversa e si sta lavorando per cercare di avere una squadra ben equilibrata in campo, razionale e nello stesso tempo che sia efficace in fase offensiva. Ma ci abbiamo sicuramente Palma, che è proprio un sostituto di Amadio, che è un ragazzo molto giovane ma molto interessante. C'ha delle belle geometrie, è un ragazzo molto concentrato a livello di attenzione in campo e anche una buona qualità tecnica. Poi c'è Di Paolo Antonio, che può sicuramente rivestire bene anche quel ruolo. Adesso stiamo avendo un problema in trasferta, cioè questo, i risultati non è che io non credo nella sfortuna, non credo nel fato, e sicuramente lì pecchiamo su alcuni aspetti, soprattutto sotto l'aspetto mentale, perché la preparazione alla partita non è stata quella che ci aspettavamo. Quindi penso che sicuramente la squadra si è resa molto conto di questo fatto qua. Il Prato è una buona squadra, un 4-3-1-2, anche se poi contro di noi hanno sempre cambiato disposizione le squadre avversarie. Però c'ha due ottimi attaccanti, Gomez e Capello, che sono... Capello è molto giovane ma molto molto interessante come giocatore. E quindi è da tenere in grande considerazione. C'è Chiricò, che conosciamo bene, che stava a Lanciano, insomma un giocatore molto molto pericoloso, però dipende da noi se riusciamo a esprimere quella prestazione, se andiamo in campo con quel piglio, con quell'attenzione, insomma abbiamo grandi possibilità di fare risultati. L'Aquila invece sarà in campo domenica alle ore 15 contro la Carrarese, l'Aquila che è tornata a fare punti con un pareggio in casa del Tutto Cuoio, ma la vittoria manca dalla seconda giornata, quindi l'obiettivo è quello di tornare appunto a conquistare i tre punti contro una Carrarese guidata in attacco da un grande ex, ovvero Saveriano Infantino. La presentazione della partita. L'Aquila si prepara alla sfida interna contro la Carrarese con l'obiettivo di dare un senso al pareggio rimediato lo scorso weekend contro il Tutto Cuoio. Urge tornare a fare punti in casa e dare una scossa ad una classifica non deficitaria ma sicuramente pericolosa. In settimana sul fronte societario ci sono stati segnali rassicuranti che hanno in parte calmato le acque dopo le scintille tra club e tifoseria delle scorse settimane. Martedì, nel corso della trasmissione Pro L'Aquila, il presidente Corrado Chiodi ha reso noto l'ingresso di tre nuovi sponsor che daranno nuova linfa al sodalizio aquilano. In più, l'idea societaria di voler andare avanti con sempre maggior convinzione e la rassicurazione di non avere alcun debito con le banche hanno in parte placato gli animi della tifoseria, che aveva gridato a gran voce ad inizio settimana la vendita della società. Ora la parola torna finalmente al campo. Per la sfida alla Carrarese il tecnico Carlo Perrone dovrà fare a meno ancora una volta del terzino sinistro Simone Piva, fuori per un problema muscolare, mentre dovrebbero essere regolarmente disponibili i difensori Anderson e Maccarrone, al pari di Cosentini, autore di un buon esordio sul campo del Tutto Cuoio.
Top Secret il modulo di gioco, anche se Perrone potrebbe confermare il 4-4-1-1, 4-2-4 in fase offensiva, visto all'opera proprio contro il tutto cuoio. Nella Carrarese, occhi puntati sull'ex di turno, l'attaccante Saveriano Infantino. Di lui si ricorda soprattutto la testata al pianodaccio di Teramo che valse mezza promozione in prima divisione nell'indimenticabile stagione 2012-2013. E andiamo a chiudere questa pagina sportiva anche di anteprima di Diretta Stadio, tornando per un minuto allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara. Da Paolo Renzetti, non mi pare sia accaduto alcunché di rilevante nel cosiddetto periodo non collegato. Paolo, in un minuto. Sì Andrea, siamo al 40esimo, dunque 5 primi più eventuale recupero a termine sempre 0-0 allo stadio Adriatico tra Pescara e Provercelli. Nel periodo non collegato da segnalare solo una conclusione al 33esimo di Caprari, che fa tutto bene, si gira però poi tira debolmente fra le braccia di Pigliacelli. Pescara sta trovando qualche difficoltà a superare la munita retroguardia vercellese, e bisogna dire che Pigliacelli fino a questo momento non ha dovuto effettuare sicuramente parate impegnative. Posso solo aggiungere che la formazione biancazzurra ha battuto 4 calci d'angolo. Ora ancora in avanti il Pescara che guadagna una rimessa laterale, 4 minuti al termine del primo tempo, dunque 0-0 allo stadio Adriatico tra Pescara e Provercelli a termine. Grazie Paolo, ci ritroveremo tra poco in Diretta Stadio, ora lo spazio alle 19.45 al TG L'Aquila e poi a seguire alle ore 20 circa saremo qui pronti a raccontarvi il secondo tempo di Pescara-Provercelli e poi le interviste nel dopogara con Enrico Rocchi. Per il momento per la pagina sportiva è tutto, io ridò la linea a Francesca Romana Testi. Grazie Andrea, allora come ricordato a seguire il TG L'Aquila, alle 20 inizierà Diretta Stadio, il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione arriva alle 23. Buona serata.